Finalmente eccoci qui sul podcast di VDC. Tanti nuovi amici, idoli che ammiri, ospiti da casa cui non manca fama. La camera si accende, un nuovo intervistato, accomodatevi sopra il divano. Tema nuova settimana, davvero innovativo, Easy alza live. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di VDC Podcast. Siamo in compagnia di Nicolò De Vico per parlare di basket. Ciao Nicolò, esatto. E benvenuto, grazie per aver accettato l'invito. Ciao, grazie mille a voi per l'invito, un piacere. Come stai? So che ti sei infortunato, hai avuto un infortunio. Sì, allora sto bene perché sto recuperando e manca poco per riprendere, però ovviamente non giocare per un mesetto è stato abbastanza pesante, anche perché i risultati della squadra sono stati negativi, quindi sì. Non sono riuscito a dare una mano ai miei compagni e quindi niente, ho lavorato in questo periodo per recuperare. È una frattura, quindi potevo fare il possibile, però un minimo di tempo ci voleva. E quindi tanto lavoro e pazienza. Allora questa domenica è molto difficile che io scenda in campo, proviamo per quella dopo contro Trento, però anche lì è da valutare bene. Questa settimana, a fine di questa settimana dovrei fare un esame di controllo per vedere se la frattura si è chiusa del tutto, e a quel punto lì capiamo se è il caso di ricominciare a pieno regime, perché un conto è allenarsi, fare atletica, tirare eccetera, un conto poi è giocare col difensore, prendere le mazzate. Cambia tutto, esattamente. Poi mi ha dato un po' di sfiga che è il braccio destro, che è quello con cui tiro e con cui faccio tutto. Quindi anche lì il tirare adesso mi viene un po', ancora un po' difficile. Però il tempo che ci vuole, non ti preoccupare. Importante essere positivi, soprattutto in questo momento. Non è facile, però ci proviamo assolutamente. Sì. Tra l'altro il campionato è iniziato da poco, ho visto, sono 7 giornate da quando, più o meno, 7-8 giornate. Allora, ora di preciso non mi ricordo, però abbiamo fatto 7 giornate, una partita a settimana. Sì. Noi nella sfiga dei vari infortuni che abbiamo avuto, perché si è infortunato anche il capitano, abbiamo avuto un po' di problemini, non abbiamo rinviato nessuna partita, cose che hanno fatto altre squadre causa Covid. Sì. Quindi noi le abbiamo giocate tutte 7. E niente, ora abbiamo altre 2 partite, poi dovrebbe esserci la pausa per la finestra della nazionale, però anche lì non si sa se giocheranno, se non giocheranno. Sì. È un po' viviamo la giornata, diciamo, non c'è nulla di certo. E invece, parlando della tua appunto nuova squadra, che tra l'altro tu hai effettuato il passaggio quest'estate, quindi è da pochi mesi che sei già lì. Come ti stai trovando? Sei ambientato? Ti sei ambientato subito ancora? Assolutamente sì. Io diciamo sono... Il mio carattere tende a farmi ambientare subito all'ambiente, perché sono uno molto estroverso, di sangue, quindi cerco di andare direttamente a creare un rapporto con Bora nella società, con i miei compagni di squadra, con lo staff, quindi tende sempre ad essere un po' più facile per me. Aiutato ovviamente il fatto di trovare una società super seria, professionale, un gruppo di compagni di squadra davvero super disponibili, tanti li conoscevo già. Altri no, ma anche l'avere come compagni di squadra 2 veterani e 2 ex giocatori NBA come Scola e Douglas, che si comportano come 2 persone normalissime, 2 giocatori umilissimi, questo aiuta sicuramente a fare
la chimica giusta all'interno del gruppo, a creare a entusiasmo nello spogliatoio. Anche adesso che veniamo da 5 sconfitte di fila, che sono tante, sì. Abbiamo comunque un bel ambiente. Però c'è sintonia comunque. Assolutamente sì, stiamo bene tra di noi, stiamo lavorando duro insieme, loro, perché io sono fermo, però ecco, questo a volte ti fa arrabbiare anche di più quando perdi, perché dici, cazzo, siamo un bel gruppo, stiamo lavorando bene, perdere ovviamente fa ancora più male. Però ci sono tanti fattori, come ripeto, gli infortuni che abbiamo avuto. Ora abbiamo preso un giocatore nuovo che ci darà sicuramente una grande mano. Però direi assolutamente tutto positivo. Mi spiace non vivere a pieno la città per le restrizioni che ci sono, sì, certo. E la piazza, perché questa è una delle piazze più storiche e più calde d'Italia. E giocare col palazzetto vuoto è davvero una cosa tristissima. Io qua ci venivo da avversario, giocare a Varese era sempre un incubo, perché venivi qui, palazzetto pieno, c'è la gente che vive di basket qua, e lo sto provando solamente dai social, perché per il resto al palazzetto è sempre vuoto, quindi quello è l'unico grande peccato. Io ti ho seguito da un po' di tempo, quando giocavi nel Cremona, quindi la tua precedente squadra. Tra l'altro, non te l'ho detto in messaggio quando ci siamo contattati per venire qua, noi abbiamo delle conoscenze in comune, ovvero nel senso, cioè ci siamo visti una volta però non di presenza, ti ho visto così da lontano, perché una mia parente, cioè mia zia, lavora con tua madre, quindi conosco tua mamma di vista. Non se l'aspetta. Vai. Sì. Quindi niente, comunque ti ho seguito da un po', infatti ci fa piacere che stasera hai accettato di venire. Niente, detto questo, volevo parlarvi del fatto che comunque già sono 10 anni di carriera, non ti sto dando del vecchio, 10 anni di carriera già con il basket, quindi giovanissimo, già hai collezionato abbastanza esperienze in questo tuo lavoro. Sì, io a 15 anni sono andato a giocare a Biella con le giovanili e diciamo, quando sono andato lì, quindi quando ho fatto le valigie per andare via da casa, ovviamente mi ero detto, parlando anche con i miei genitori, ok, vado via per provare a diventare un giocatore. Però ovviamente ero conscio del fatto che la strada sarebbe stata lunghissima. Sì. Non ero assolutamente pronto a certi tipi di situazioni. Dopo qualche settimana che ero a Biella, che mi allenavo con le giovanili, mentre facevo stretching, finito un allenamento delle giovanili, si avvicina Luca Bechi, l'allenatore della Serie A di quell'anno a Biella, e mi dice: Nicolò, tutto bene? Io sì sì. E fa: domani vieni ad allenarti con noi. Mi è scappata la pipì all'improvviso. ti giuro, dovevo correre in bagno per fare la pipì. Emozione incredibile, non ci volevo credere. Quindi tutto ad un tratto mi sono trovato ad allenarmi con la prima squadra, che in quegli anni lì, la Serie A di Biella, erano anche ottime squadre. C'era Soragna, Radori, Goran Jurak. L'anno prima loro avevano fatto la semifinale di campionato, quindi era un livello molto alto, e mi sono trovato in un mondo completamente diverso. E ho fatto il mio primo esordio a 16 anni a Siena contro la Montepaschi, che vinceva tutto. Mi butto dentro sul meno 30. Quindi ecco, ovviamente i primi anni mi allenavo tantissimo con la Serie A, facevo panchine, giocato quasi mai. Si inizia sempre così. Sì, poi nella sfortuna di essere retrocessi, è stata una fortuna per noi giovani del vivaio di Biella il poter giocare in un campionato minore, e quindi di poter fare più esperienza, più minuti, e quindi da lì ho iniziato a giocare in Lega 2, ho fatto 4 anni lì, e l'ultimo anno l'ho giocato bene, diciamo, e poi ho fatto il salto in Serie A a Reggio Emilia 2 anni, poi Cremona.
Ma a proposito, sei passato nel Varese, però avevi già un contratto con il Cremona, se non sbaglio, fino al 2022. Come mai hai fatto questo cambio? Perché nel nostro mondo, come un po' in tutti gli ambienti lavorativi, purtroppo può succedere sempre di tutto. Avevo un triennale con Cremona, mi trovavo molto bene, abbiamo fatto un'ottima stagione perché abbiamo fatto Supercoppa Italia, Coppa Italia, eravamo quinti o sesti in campionato prima che interrompessero tutto. Mi trovavo bene, solamente che causa Covid, la società di Cremona si è trovata in grossa crisi, come tante altre società. E fino ad agosto, fino ai primi di agosto, Cremona stava per chiudere. Quindi tutti quelli che avevano un contratto lì, non è che sono scappati, perché la società ci ha messo. In queste Ha detto condizioni. ragazzi, sì, non sappiamo se giocheremo ancora un campionato di Serie A e quindi insieme alla società siamo usciti dal contratto e io come tutti gli altri giocatori, l'allenatore e quindi ho preso una strada diversa, ho avuto la fortuna di avere questa grossa opportunità da Varese, questa chiamata e poi per fortuna, perché ovviamente auguro sempre il meglio a Cremona, all'ultimo, proprio al photo finish, loro sono riusciti a salvare la permanenza in Serie A, a creare la squadra e quindi alla fine è finita bene per loro. Però ovviamente della squadra dell'anno scorso non è rimasto assolutamente nulla. Ok, e quindi come ti trovi in questi standard? Cioè, ti trovi sempre a cambiare casa perché comunque la città è sempre diversa, ci sono sempre nuove aspettative. Cosa ti aspetti da quest'anno? Oltre al fatto di recuperare con l'infortunio che è la priorità in questo momento comunque. Ma il fatto di cambiare casa, sistemazione, ambiente, eccetera, quello fa parte del nostro lavoro. Quindi, L'hai già messo in conto. sì, non è che ci sono abituato perché a Biella sono stato 7-8 anni, a Reggio Emilia ho fatto 2 lunghi anni, quindi ecco, non ero abituato a fare un anno e poi cambiare. Però fa parte del nostro mestiere, quindi va bene così, per fortuna le società ci mettono sempre nella miglior situazione possibile per star bene e per vivere bene. Questa stagione sarà una stagione complicata, lo stiamo vedendo, lo stiamo vivendo, sarà una stagione di transito e niente, noi vedremo di fare il meglio possibile sperando che si riempiano i palazzetti il prima possibile. Perché questo sia per lo sport, sia per l'ambiente, ma specialmente per la nostra squadra e per la nostra Non società, sentire il tifo, cioè i tifosi allo stadio comunque. è completamente diverso. Esatto. Ci può dare una grossa mano e alla fine noi giochiamo per quello, cioè noi giochiamo Esatto, per il principalmente. tifoso, che viene al palazzetto. Che ci insulta quando le cose vanno male, che ci adora quando le cose vanno bene e che paga il biglietto che va bene alla società, cioè senza girarci troppo attorno. Quindi l'avere i palazzetti chiusi è assolutamente una catastrofe, diciamola così, per tutti, per noi giocatori, per la società, per l'ambiente, per tutto. Ti fanno una domanda in chat. Canestro da 3 punti più bello? Canestro da 3 punti più? Bello. Ah, il canestro da 3 punti più bello. Oddio. 10 anni di carriera comunque. Ma Cioè. forse, no, ok, forse quello a Venezia, il primo anno di Reggio Emilia, che siamo andati a Venezia senza 4 giocatori, eravamo proprio decimati, quindi sei partita. Persa già prima di entrare in campo e feci un canestro da metà campo allo scadere del terzo quarto e poi la tripla della vittoria dall'angolo
a una quindicina di secondi dalla fine, e quindi abbiamo vinto a Venezia in quel campo tostissimo con la squadra decimata, con un mio tiro che ha chiuso la partita, e quello sicuramente mi ha dato tante emozioni, tanta Una bella gioia. soddisfazione. Sì. E invece da buon giocatore di basket, quanto sei alto tu? Cioè 2 metri penso che li superi pure, Io sono alto come Michael Jordan e Kobe Bryant, Ah, 1,98. quindi già questo I è proprio paragoni. un marchio di garanzia. Peccato che a talento e a fisicità siamo Vabbè, no, lontanissimi. ti stai sottovalutando. Esatto. No, assolutamente no. Comunque, io ho letto un po' di tempo fa che tu sei stato selezionato per uno stage in NBA, qualcosa del genere, Per il draft. per il draft. No. Su Google spunta che sei stato per il draft 2016. Sì. Non so per quale motivo. Perché. Davvero? Sì. Sì. Se vuoi puoi andare a controllare, se lo cerchi spunta così. Oltre al fatto che l'ho saputo per altri ambiti. Comunque. No, mi sarebbe piaciuto andare in NBA. Ma infatti io Può non mi essere. fidavo tantissimo di Google, però spuntava questa. No, no, no. Allora, diciamo che adesso chiunque si può candidare al draft. Io non seguo tantissimo l'NBA, quindi non so di preciso le regole come siano fatte, però so per certo che chiunque entro un certo range di età, quindi sicuramente io nel 2016 avrei potuto farlo, ti puoi candidare al draft. Ok. Il fatto è che davvero si candidano cani e porci, nel Chiunque, senso che chiunque, cioè io quando leggo certi nomi vedo Tizio sei candidato al draft NBA 2020, dico, oh mio Dio, cioè un minimo di umiltà, cioè non so, e infatti tantissimi poi si ritirano. E a me sinceramente non mi è mai passato per la testa perché non mi sono mai sentito nelle condizioni o all'altezza di candidarmi per un palcoscenico Certo, così alto. candidarsi Certo, da ovviamente sé. arrivavano i Los Angeles Lakers e mi dicevano Nicolò vieni a fare la Summer League e ci andavo Là sarebbe stato strisciando. esatto. Però non è mai successo. Ma adesso sito mai una partita di NBA? Ci sei andato? L'hai mai vista? Tenetevi forte, ma io ho visto dal vivo nel 2009 New York Knicks Los Angeles Lakers al Madison Square Garden febbraio 2009 quando Kobe Bryant segnò 61 punti Incredibile. e questa c'ho il biglietto conservato in una cartellina di plastica, me lo terrò lì a vita. È stata un'emozione Ma ci credo, ci indescrivibile. credo. Andai a fare 4 giorni a New York con mio papà, me lo regalò per Natale e niente, abbiamo avuto la fortuna di vedere Vedere quella Kobe partita lì. Bryant. Quindi facendo un paragone, adesso sai fare, anche se prima lo sapevi sicuramente, un paragone tra il basket visto in Italia e un altro tipo di basket visto in questo stato, comunque, Negli negli Stati USA. Uniti, perché Esatto. comunque in Italia il basket non è così seguito come l'NBA, per esempio. Come mai c'è Allora, questa cosa? avendo visto quella partita lì, mi sono reso conto che in NBA è uno show, nel senso la famiglia va la domenica, il mercoledì, con qualsiasi giorno sia della settimana, al palazzetto a passare il pomeriggio, a passare la serata. Quindi tu vai lì, stai lì magari 5 ore dentro il palazzetto, in quelle 5 ore fai merenda, ceni, assisti al concerto della band americana, guardi la partita NBA. E vedi 10 attori di Hollywood che ti camminano a bordo campo. Quindi lì è uno show e questo è ancora più ampio nelle partite magari di football americano o di baseball. Sì. Cioè proprio tu vai lì dal tuo posto, ordini da mangiare, arriva il cameriere, ti porta da mangiare, è uno show.
Infatti, come dicevo prima, io non seguo molto la NBA perché il basket giocato, specialmente nella regular season, a me non piace. Però i playoff te li vedi comunque, o nemmeno. Nei playoff iniziano a giocare più seriamente, iniziano a difendere, iniziano a darsi le mazzate vere, inizia a vedere del vero basket. Però il basket che piace a me, il basket che intendo io, è il basket europeo, l'Eurolega. Il basket spagnolo, il basket anche italiano di qualche bella partita sono adesso abbiamo campioni eccezionali nel nostro campionato. Quello è il basket che piace a me. Quindi magari ovviamente meno schiacciate, meno show, però c'è un po' più di intelligenza, un po' più di tattica, Quindi di... più nel concreto, diciamo. Sì. Ti fanno una domanda. Giocatore di basket che ammiri di più? Allora, vabbè, il mio idolo è sempre stato Kobe Bryant, Sì. è stato lui, proprio sono cresciuto con lui, i primi tiri li ho fatti imitandolo e vedendolo dal vivo, poi sì, ti direi Kobe Bryant. E invece tu come ruolo fai l'ala, che differenza c'è tra il tuo ruolo e magari qualcun altro tipo di ruolo che io non lo so, non sono molto competente nel basket, però che differenza c'è? Come sei nato, Ma diciamo, in questo ruolo? Come è nata la tua posizione? allora, quando inizi a giocare, che sei ragazzino, che sei giovane, a meno che non sei proprio, diciamo, impedito a palleggiare, si tende a far giocare un po' tutti nello stesso ruolo. Ovviamente, più cresci, più i ruoli vengono definiti. Io ho fatto quasi tutte le giovanili giocando da. Magari non da playmaker, però da guardia. Negli ultimi anni il basket, anche il basket professionistico, si è evoluto. Sono meno definiti i ruoli, e quindi a meno che tu non abbia il centro di 2,10 m, 2,15 m, 2,20 m, certi giocatori possono giocare benissimo in tre ruoli diversi, quindi ala grande e centro. Io per quanto non sono pesante e non sono altissimo, mi sono trovato in Eurocup con Reggio Emilia a giocare anche da pivot, da 5 da centro e marcare Lavrinovic che è 2,16. Quindi ora sto giocando da 3, sto giocando da 4. Cambia tanto in base all'allenatore che hai, in base al tipo di gioco che vuole imporre alla sua squadra. L'anno scorso con Sacchetti a Cremona, lui ama quelle squadre piccole, veloci, che amano correre il campo e io ero fisso da 4, quindi dalla grande. E magari a volte ti puoi trovare un'ala grande di 2,5 m. Però noi giocavamo piccoli, veloci. Quindi è davvero molto strano adesso il basket, perché tu puoi trovare squadre che continuano a giocare con la mentalità di una volta, e squadre un po' più recenti come mentalità che ti giocano con magari tre giocatori identici tra di loro che giocano in tre ruoli diversi, ma a dirla tutta quel ruolo non esiste più, quindi Quindi si è in un periodo di evoluzione dipende. comunque. Assolutamente sì. Tu basta che guardi LeBron James anche in NBA, LeBron James ti gioca dal 4 al playmaker. Porta sulla palla, gioca al post basso marcato dalla loro alla grande. È un po' la stessa cosa. Ma invece dal punto di vista disciplinare non si è mai sentito, fortunatamente, nessun niente, cioè niente su di te. Come ti è mai capitato nel senso di avere degli screzi con qualche avversario in campo, qualche aneddoto che ci vuoi raccontare? No, allora in campo io so benissimo di essere un pezzo di merda, ma cerco di fare tutto sempre nel limite della legalità, chiamiamolo così, o se passo quel limite cerco di non farmi sgamare.
però sono certo del fatto che non sono assolutamente simpatico ai miei avversari e ne ho la conferma quando magari cambio squadra, che vado a giocare con qualcuno che è stato mio avversario fino a qualche mese prima e mi confessa questa sua visione nei miei confronti. Ma la cosa mi piace così, perché io, finita la partita, sono amicissimo di tutti, sono la persona più buona a questo mondo, però quando vado in campo un po' mi trasformo e ovviamente cerco di fare il possibile per aiutare la mia squadra. Quindi, se per quel possibile vuol dire fare magari la maialata o giocare più duro di quello che è La concesso, devi fare comunque. faccio Però qualche ci sta. È aneddoto. agonismo, nel senso ci sta, è agonismo. Qualche aneddoto mi viene da dirti: non ti faccio nome e cognome, però durante una semifinale playoff con Biella a Torino, quindi ti dico la squadra, andammo a giocare a Torino, misi il pollice nel sedere a un giocatore che mi stava attaccando in post basso e ovviamente ha perso palla e si è arrabbiato pesantemente con me, ma Direi. giustamente. Però io ero sicuro che mi avrebbe fatto canestro o avrebbe subito fallo, e quindi ho detto: me ne invento una per provare a rubar palla. Cioè, co come aneddoto è comunque molto soddisfacente. Sì. Invece in altre circostanze avresti mai pensato di diventare un giocatore di basket? Cioè, nel A livello senso, professionistico, esatto, a livello, cioè farlo diventare un lavoro a tutti gli effetti. Cosa avresti fatto quando tu sei se andato da casa e hai detto voglio fare il giocatore, ti saresti aspettato di arrivare dove sei ora, comunque. Ma come vi ho detto prima, quando ho fatto la scelta con i miei genitori di andare a Biella a 15 anni, ci sono andato con questo obiettivo qua, perché non vai via di casa così tanto per, no? Io sono andato via di casa andando in una società come Biella, con uno dei settori giovanili migliori in Italia, Però avevi aspettative. per provare a diventare. Sapevo che la strada sarebbe stata lunghissima. Poi, quando quel giorno lì è arrivata la chiamata per allenarmi con la Serie A, lì mi si è accesa la luce e ho detto: caspita, ma allora ci posso provare davvero, posso farcela davvero. E poi, anno dopo anno, per fortuna è andata così. Ti fai un culo bestiale per arrivare dove sono ora, e poi basta davvero un niente, ma credimi, un niente per sprofondare nel nulla, per finire in una squadra scarsa di Lega 2. Quindi ogni giorno per me è importante per rimanere a questi livelli. Diciamo che ci sei arrivato così velocemente che non hai avuto nemmeno il tempo di pensare eventualmente a un piano B se questo non andava bene. Che comunque a 16 anni non penso hai c'è un altro piano B come lavoro se non riuscivi a fare il giocatore di basket, ecco. Guarda, io alle superiori il primo anno ho fatto 4 campionati. Dal secondo anno ho fatto 3 campionati, vuol dire 3 partite a settimana, vuol dire che a volte, quando mi andava bene, facevo doppio allenamento al giorno. Quindi dovevo andare a scuola, perché la scuola era anche abbastanza importante per il settore giovanile di Biella, però ovviamente avendo questi impegni cestistici, cioè al piano B non ci pensavo proprio, perché dicevo, cioè, avendo questi impegni, il mio obiettivo è il basket. Era molto difficile in quel momento pensare a un piano B, pensare a poter fare. Non ci ho pensato, sono sincero. Avrei potuto iniziare l'università quando sono uscito dalle giovanili, perché avevo altri 3 anni di contratto a Biella e avevo l'università davanti a proprio casa. Quindi
Quindi di quella cosa un po' me ne pento perché sarebbe stato comodo per me, magari con qualche anno in più avrei potuto finire la triennale e avrei potuto prendermi una laurea che un indomani magari mi verrà comoda, però non era Però ti sei prefissato assolutamente il mio questo obiettivo e comunque obiettivo. l'hai raggiunto, perché guadagni con lo sport che ti piace. Assolutamente sì, e sono tra le persone più fortunate a questo mondo perché guadagno facendo una cosa che mi piace, che chiamiamola lavoro, ma non è un lavoro perché il lavoro per me è quello che fanno i miei genitori, svegliarsi alle 6 di mattina, andare in ufficio, in negozio, quindi quello è lavorare. Io fatico perché assolutamente ci sono degli impegni fisici, mentali. Che abbiamo anche noi, che sono assolutamente importanti, però noi alla fine tiriamo una palla in un canestro e ci divertiamo, quindi E invece sono la fortunato. giornata tipo, nel senso la tua giornata, quale sarebbe? La giornata di un cestista? Ma allora adesso è una tristezza, perché adesso faccio casa, palestra, palestra, casa, tipo prima ero a cena a casa di Tony Douglas, un mio compagno americano che abita qua di fianco a me, e sono venuti altri due miei compagni che non abitano qui dove abitiamo noi, e alle 9:30 sono dovuti andare via perché alle Capito 10 il c'è il coprifuoco. coprifuoco. Quindi adesso è proprio una tristezza. Di solito, diciamo, comunque il basket rimane al centro delle mie giornate, dei miei programmi. Però mi piace stare con gli amici, mi piace magari fare qualche bella cena in settimana. Cerco sempre di portare avanti qualche progetto che ho. Tipo adesso sto facendo corso da sommelier, sono al secondo livello, quindi un giorno a settimana ho la lezione di sommelier. Come mai hai scelto di fare Ogni questo volta. corso di sommelier? Ma mi piaceva il vino, era un mondo che mi incuriosiva, che negli ultimi anni sta prendendo tantissimo piede e quindi ho detto perché no? E ho scoperto un ambiente fantastico, è un mondo incredibile anche quello, c'è tantissimo da studiare, da esercitarsi e mi sta piacendo. È un percorso della mia vita che sto portando avanti parallelamente al basket e chissà, magari un giorno quando finirò di giocare mi aprirò un'enoteca, una cantina, un qualcosa, non lo so, mi piace vederla così. Ti chiedevano in chat invece dal punto di vista del regolamento tra NBA e il basket in Italia, cambia moltissimo oppure più o meno è sempre Sì, quello? cambia molto sia dal punto di vista comportamentale per i giocatori, intendo. In NBA ti fischiano fallo, tu basta che fai mezza faccia ed è tecnico. Ci sono regole molto diverse anche fuori dal campo, nel senso, l'appartamento te lo compri tu. Cercando di tenere uno stile di vita di un certo livello, coi social so che ti fanno delle riunioni pre-campionato dove ti insegnano come gestire i tuoi social. Finisci la partita, entrano 20 giornalisti all'interno dello spogliatoio e hanno il permesso di farlo, magari mentre tu sei mezzo nudo, e in 20 giornalisti ti fanno l'intervista e tu sei tenuto a dare le interviste. Quindi è assolutamente un mondo diverso, come ci sono regole diverse anche da un punto di vista tecnico. Infatti lo vediamo spesso quando i giocatori americani arrivano in Europa, in Italia, il primo errore che fanno è quello di commettere i passi di partenza, perché in NBA tu hai diritto a 1/2 passi in più senza palleggiare. Quindi spesso il giocatore americano, la prima esperienza in Europa, commette sempre un'infrazione che gli viene giustamente Eh fischiata. sì, è ovvio come cosa. Cioè, perché si è abituato a I giocare. falli in Europa sono solo 5, quindi ci sono tante
tante regole diverse. Infatti, poi i minuti a quarto sono due in più per quarto. In NBA, se non sbaglio, non puoi stare più di tot secondi in area, in difesa, mentre un difensore in Europa può stare quanto vuole in difesa. Quindi ecco, queste sono un po' le regole principali, sì, che ci sono cambiano un po' di differenze comunque. Ma invece un'ultima domanda, per quanto riguarda la quarantena a marzo, come l'hai vissuta? Com'è stata? Ma allora, io ero a Cremona e ho preso il coronavirus, penso tra i primi in Italia, perché io a febbraio ero già stato male e avevo già fatto il coronavirus. Ovviamente eri in quel momento asintomatico, stavo comunque avete sintomi? No, sono stato male. Però ovviamente in quel periodo non si conosceva ancora la malattia, non si sapeva ancora nulla, quindi io per 2 settimane sono andato ad allenarmi come se nulla fosse. Ero distrutto dalla vita perché proprio non stavo in piedi. Per 2 settimane non ho sentito profumi, non ho sentito odori. La mia ragazza è stata 2 settimane a casa dal lavoro e gli avevano detto che aveva una sinusite, e poi è risultata anche lei positiva al Covid. Quindi era proprio un periodo in cui non eravamo consapevoli di quello a cui si stava andando incontro. Ruzier, il mio compagno di squadra anche quest'anno, che era con me a Cremona l'anno scorso, anche lui l'ha presa avendo la febbre alta un paio di giorni. Quindi noi siamo stati tra i primi e ora so che non è vera questa cosa, però anche mentalmente io mi sento un po' più coperto. Infatti stanno uscendo una marea di positivi ogni giorno in tutte le squadre. Io, avendolo già fatto, mi sento più coperto, anche se so benissimo che potrei benissimo riprenderlo. Quindi è stata dura. Per fortuna è stata dura quelle 2 settimane in cui siamo stati male, e poi per fortuna che ero in compagnia della mia ragazza siamo stati bene, perché comunque avevamo un bel appartamento a Cremona, nella stessa palazzina in cui vivevano altri 2 miei compagni, tutti e 2 positivi anche loro al Covid in quel periodo, e quindi ci siamo fatti compagnia. Mi sono messo a studiare spagnolo. Ho letto un paio di libri che di solito leggo pochissimo, ho visto una marea di film, mi sono allenato molto. Tempo per te stesso. Comunque, per te stesso, comunque non ti sei allenato in quel periodo? Sì. Cioè, dopo che stavi male? Mi sono... No, ho ripreso ad allenarmi in casa seguendo il programma del preparatore, perché comunque non allenarti per tot mesi ti uccide fisicamente, specialmente a quelli come noi che sono abituati ad allenarsi tutti i giorni. Quindi per me era fondamentale continuare a mantenere un certo di tipo di attività fisica. Scendevo giù in garage e mi facevo le rampe a correre, per muovermi un minimo. Siamo stati in compagnia, siamo stati bravi a trovare qualcosa da fare, e quindi è strano da dire, però è passato bene il lockdown. Siamo stati bene, per fortuna. Meglio così comunque. Abbiamo bevuto del gran vino. Anche per questo è nata la passione del sommelier, quindi è cascato tutto al momento giusto. Mi sono aiutato, dai. Ti fanno una domanda in chat invece, se hai avuto infortuni gravi. Oltre a questo comunque, se hai avuto adesso, se hai avuto qualcuno grave che ci sei stato un po' a riprenderti comunque. Ma a Reggio Emilia ho avuto 2 infortuni, uno il primo anno, mi sono lesionato il crociato, per fortuna non l'ho rotto del tutto ma l'ho stirato con frattura del piatto tibiale, quindi sono stato fuori 2 mesi, però dopo quei 2 mesi sono entrato carichissimo perché avevo proprio voglia di giocare, era l'anno dell'Eurocup e sono entrato con numeri decisamente migliori rispetto a quelli che avevo quando mi ero fatto male, quindi non voglio dire che è stato un bene che mi sia fatto male, però sono riuscito a riprendere alla grandissima. E poi sempre a Reggio Emilia l'anno dopo sono cascato di schiena ruotando la schiena,
e poi ho continuato a giocare tutta la partita con questo dolore alla schiena. Il giorno dopo sono andato a casa e non riuscivo a sedermi, proprio un dolore lancinante alla schiena. Ho fatto tutti gli esami e avevo una frattura all'apofisi spinosa, che è un pezzo della spina dorsale. E poteva essere una cosa molto grave. Infatti, per qualche giorno mi sono proprio preoccupato, perché ho detto cazzo, perché non riuscivo a sedermi da nessuna parte, non riuscivo a muovermi. Per fortuna, poi con le giuste terapie e con un po' di tempo è andato tutto a posto. E invece magari tutte le varie distorsioni alle caviglie, tutte le varie botte, però quelli sono diciamo infortuni normali per i giocatori. Diciamo quello più grave comunque è stato questo che hai menzionato. Sì. Invece io, vivendo un po' a Milano, ci ho vissuto parecchi anni fa, in una città comunque soprattutto dove ci sono parecchie squadre di calcio, ti è mai capitato che magari ti fermano per strada, qualcuno ti ha conosciuto anche vicino nei dintorni del palazzetto? Allora, a Milano difficile, però nelle squadre, nelle città dove ho giocato, assolutamente sì. A Reggio Emilia, che vive di pallacanestro, appena andavo a fare due passi in centro, capitava tutti i giorni che qualche tifoso ti fermava, ti salutava. Qui a Varese, ogni volta che vado a fare la spesa mi fermano, perché qua comunque vivono di basket. Quindi chiedono, comunque sei abbastanza conosciuto. Ma nelle piazze dove si vive di basket, sì, perché comunque ti conoscono, ti vengono a vedere al palazzetto, quindi cioè non voglio dire di essere famoso, però specialmente nelle città piccole come può essere Varese, Reggio Emilia, Biella, tutte queste città qui, è più facile che ti fermi. Ovvio, vai a Milano, secondo me a Milano non ti caga nessuno, ma anche se sei un giocatore forte dell'Armani è più difficile. Sì. C'è più, diciamo, attrazione verso comunque il calcio, che è fino adesso lo sport che è in Italia comunque. Poi una città come Milano, magari in un'altra zona d'Italia, già ci sono squadre più piccole di Serie A. Sì. Noi ti ringraziamo. Ti ringraziamo per aver essere stato nostro ospite. È stata una bella chiacchierata. Qua in chat sono pure divertiti. Bene, grazie a voi. Spero di non essere stato eroico. No, è stato molto bello sapere il tutto. Cioè, la tua storia comunque. Sei un ragazzo abbastanza umile, tra l'altro. Sì, tra l'altro ho visto, mi hanno raccontato l'altro una cosa, che è al di fuori del basket, che tu hai fatto tipo un viaggio, non so, mi ricordo adesso in che posto, forse in Kenya o no, è andato per beneficenza tipo. Ho due cari amici che sono Tommaso Marino, che gioca a Scafati, e Bruno Cerella, che gioca a Venezia, che quasi 8 anni fa hanno creato una Hollus in Kenya, dove hanno creato questa accademia di basket che toglie i bambini dalla strada in una baraccopoli a Nairobi per dargli un'altra possibilità, quindi quella di giocare a basket. E in questi tanti anni loro hanno messo in piedi un progetto solido e valido, quindi questa Hollus che si chiama Slam Dunk. Quindi se non la conoscete vi invito ad andare a vedere qualcosina sui social, sul sito, eccetera. E io ho avuto la fortuna, perché è stata assolutamente una fortuna per me, andare con Bruno Cerella 2 estati fa in Kenya, nella baraccopoli di Madare, che è una baraccopoli di 250.000 persone stipate in delle baracche di latta. E sono stato lì una settimana a istruire gli allenatori che rimangono lì durante l'anno, a far giocare i bambini, a portare giù il materiale. Abbiamo sistemato il campo, è un'esperienza davvero unica. Loro hanno creato un progetto incredibile. Adesso hanno 2 accademie in Kenya, 1 in Zambia, in Argentina, quest'anno ne apriranno 1 in Cambogia. Quindi si sta espandendo abbastanza questa cosa.
Assolutamente sì, ma la cosa bella è che loro stanno avendo dei risultati, nel senso, due ragazzi hanno vinto delle borse di studio e sono andati in America. 50 ragazzi hanno vinto borse di studio a Nairobi. E tu dici, che cazzo ci fai con la borsa di studio a Nairobi? No, loro escono dalla baraccopoli di Nairobi per andare a studiare a Nairobi ed è già una vita completamente diversa. Un Un ragazzino cambiamento. è venuto in Italia a giocare a Torino, nel settore giovanile di Torino, e se lo sono portati loro in Italia, e Bruno lo portava in giro a Venezia, lo portava al supermercato, lo portava a mangiare il gelato, e questo bambino Cosa era mai viste comunque per incantato. loro? Cosa mai viste? Esattamente, cose mai viste. Io ho conosciuto sua mamma 2 estati fa, che era fuori dalla sua casa di latta su un asse di legno vendeva banane, e ha detto: mio figlio non vuole più tornare. E io gli ho detto: signora, lo capisco benissimo, Ci credo. cioè lo capisco benissimo, ci credo. E quindi hanno fatto qualcosa davvero di bello e di unico. Però comunque è un'esperienza che cambia sia la loro vita, comunque penso anche quella di chi li aiuta, perché comunque ci si sente, penso, utili. Comunque non è da tutti fare questo. Sì, Quindi comunque, assolutamente. oltre che grande giocatore, grande persona, che comunque... Grazie. Esatto. E anche qua in chat ti fanno i complimenti. Ti hanno scritto grande, Grazie. breve, esatto. Oh, Noi ti io quest'anno sono ringraziamo. venuto in Sicilia, quest'estate. Eh sì, ho visto, me l'ha raccontato mia zia che aveva parlato con tua mamma e ha detto che dovevi venire qua. Eh sì, ho parenti a Terrasini, ho amici a Trapani, quindi Allora, ho se fatto un vieni a bel Trapani, noi siamo qua giro. Noi vicino. siamo di C'è Marsala. il vino. Esatto, appena finisci il corso di sommelier, qua è perfetto. A Marsala sono venuto a fare l'aperitivo davanti alle saline, come si chiama? A Mamma Caura, penso sia. Sì. Mamma Caura, Sì, bravo. esattamente. Allora Sì, Mamma già ci sei Caura. stato. Se ritornerai, oppure se quando passa il Covid vado a trovare mia zia, ci becchiamo poi. Ti Volentieri, assolutamente, volentieri. aspetto per una firma poi. Allora. Grazie di tutto, quindi. Grazie a voi. È stato un piacere. Ci vediamo alla prossima. Piacere Grazie di mio. Vai, tutto. ciao. Ciao ciao, Ciao, buona ciao. serata. Ciao.